inaugurato il comitato elettorale di Elena Zannoni a Lugo. La candidata sindaco del Partito Democratico e della coalizione del centro-sinistra avrà la propria base operativa in Piazza Baracca, alle spalle del monumento dell'aviatore lughese. Il suo sarà un programma elettorale in continuità con i 10 anni dell'amministrazione Ranalli, come ha sintetizzato l'abbraccio con il sindaco uscente sabato mattina al termine della breve cerimonia inaugurale. Nel suo discorso ai sostenitori, Elena Zannoni ha parlato di decentramento, prevenzione sanitaria e dei fenomeni climatici, di voler potenziare i servizi, le politiche per lo sport e di voler continuare gli investimenti in cultura. Presenti anche gli alleati, i Verdi, i socialisti, la sinistra italiana, Movimento 5 Stelle e la lista Insieme per Lugo. Continuità e innovazione, voglio mettere insieme entrambe le cose perché ci sono state tante tante novità in questa legislatura, la città è più viva, la città è piena di cultura e vogliamo continuare in questo versante. Ci sarà un auditorium, ci sarà una nuova scuola, noi porteremo avanti questo lavoro ma porteremo anche tante innovazioni perché sono successe tante cose in questi anni, c'è stata la pandemia, il territorio e le persone si sentono più fragili, c'è bisogno di lavorare sulla sanità, sull'unione dei comuni. C'è bisogno di rafforzare le anime della città e quindi insomma ci sono tante cose su cui ascoltare i cittadini e portare soluzioni. Cosa c'è bisogno dell'unione dei comuni? L'unione dei comuni serve sia verso i nostri cittadini e imprese perché dobbiamo essere equi in un territorio che è sostanzialmente uniforme, ma ci serve anche per portare la nostra rappresentanza più forte nelle istanze superiori e quindi verso la Romagna, verso la regione, verso la conferenza sociosanitaria e tutte quelle strutture su cui la forza di un'unione dei comuni è diversa da quella di un singolo comune. L'altro tema della campagna elettorale sarà l'alluvione, ha parlato di prevenzione. Sì, l'alluvione è un evento catastrofico che non era probabilmente possibile prevedere, ma sicuramente possiamo fare tanta prevenzione, possiamo cercare di capire come arginare fenomeni anche più lievi rispetto a quello che c'è stato e quindi rafforzare il nostro territorio e cercare di affrontare le fragilità che oggi abbiamo. Altri temi della sua campagna elettorale quali saranno? Allora, ho parlato delle frazioni e il decentramento sarà un tema importante perché riteniamo che debbano essere rafforzate le consulte e debba essere rafforzato appunto il decentramento. Lugo è una città che è composta però da tante altre città e tante altre comunità e quindi dobbiamo lavorare come un'unica comunità. Lugo, città di sport, programmi? Lugo città di sport per me è veramente importante perché io credo nello sport come strumento sociale sia per i bambini sia per i giovani ma anche per gli adulti e gli anziani a livello di prevenzione e salute, quindi credo che Lugo abbia una vocazione sportiva che tra l'altro è rappresentata anche fisicamente da alcuni quartieri dedicati sostanzialmente allo sport, vanno riviste le strutture, vanno migliorate probabilmente e vanno sostenute le società sportive.